Walking the World è l'ultima frontiera del viaggio, tra vita e avventura. Per farlo servono gambe e coraggio. Passeremo confini e catene montuose, scoprendo storie, musiche, tradizioni e culture, ma soprattutto vita e passioni della gente che incontreremo strada facendo. Nella prima puntata ho iniziato il Cammino di Santiago, il più lungo e famoso pellegrinaggio spagnolo. 900 chilometri percorribili a piedi in 6 settimane, con più di 1000 anni di storia. Da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, arriva in Spagna, attraverso i Pirenei, fino a Santiago de Compostela e a Finisterre, antica città un tempo considerata la fine del mondo. Io sono Chris Newland e questo è Walking the World. Bentornati a Walking the World. È mattina presto e inizia la mia seconda settimana sul Cammino di Santiago, uno dei pellegrinaggi più famosi al mondo. Infatti, la cittadina dove mi trovo ora, Esteia, non esisterebbe senza il cammino e, come tanti paesi lungo il percorso, sorse per accogliere i pellegrini. Nella scorsa settimana ho percorso circa 160 chilometri su un terreno accidentato. Ho attraversato i Pirenei, oltrepassato il confine fra Francia e Spagna a piedi, ho avuto l'occasione di assistere a una corrida, esercitarmi con i toreri e correre con i tori a Pamplona, un'esperienza davvero elettrizzante, ma soprattutto ho incontrato persone gentili e ospitali. La prossima tappa del mio viaggio mi porterà da qui a Burgos, strada che fortunatamente si annuncia più semplice, e l'unico modo per arrivare è partire. La prossima tappa, Los Arcos, dista 21 chilometri, e lascio l'antica e ospitale città di Esteia attraversando il suo magnifico e antichissimo ponte, sotto cui scorre placido il fiume Arga. Sto risalendo questa collina subito fuori Esteia e qui per i pellegrini c'è una vera sorpresa, una fontana di vino rosso. Avete capito bene, ed è gratis. Sono venuto ieri a questa fontana per vedere il posto ed è successo che sono rimasto qui 3 ore con un simpatico gruppo di irlandesi. Quindi oggi, incredibilmente per me, chiuderò il rubinetto del vino e riempirò la borraccia d'acqua. Ieri ho salutato i miei amici irlandesi a 100 metri dalla fontana del vino e, da quanto dicevano, avrebbero proseguito per altri 15 chilometri prima di piantare le tende. Mi chiedo quanto siano arrivati lontano. Oggi le condizioni sono perfette per camminare. C'è il sole, fa caldo, ma c'è una brezza piacevole. La via per Los Arcos segue un incantevole sentiero naturale con una magnifica vista delle montagne in lontananza. Proprio la vetta di un colle è dominata da quello che sembra un forte impenetrabile, ma che si rivela essere un cimitero di campagna. E mentre la strada scende tra i campi e i vigneti, noto che a parte un pino con un segnale dipinto, c'è poca ombra intorno a me. Mi piace molto l'inizio della mia seconda settimana di cammino. La prima era stata un po' un misto di Francia e Spagna, ma oggi, pur avendo percorso poco più di 10 chilometri, mi sento veramente immerso nel cuore della campagna spagnola e della sua cultura. Vigneti ovunque e dolci colline. Se siete passati di qui, sapete di cosa sto parlando. Ma se non lo avete fatto, ve lo consiglio. È davvero incredibile. Ecco un vecchio trucco imparato negli scout per evitare le vesciche: strofinarsi con i sassi del greto di un fiume. Non funzionava allora e, con immensa sorpresa, non funziona neanche adesso. Entro nella città di Los Arcos, fondata dai romani più di 2000 anni fa. Voglio visitare l'imponente basilica di Santa Maria de Los Arcos, che ospita uno splendido organo intagliato. Magnifico. Dopo aver percorso 21 chilometri in una natura spettacolare sotto il sole cocente, arriviamo con 5 minuti di ritardo sull'orario di chiusura. Ed ora ecco una bella lezione di storia su come la città tratta gli indesiderati.
Sono a Los Arcos, nei dintorni di questa città un tempo c'era una colonia di lebbrosi. Nel Medioevo si veniva marchiati come lebbrosi per qualunque malattia cutanea. Nel Codex Collecticus è scritto: il lebbroso deve indossare abiti laceri, coprire il labbro superiore e gridare impuro, impuro. Dovevano portare oggetti rumorosi o campane per avvertire le persone del loro arrivo, ma si credeva che le acque di questo fiume avessero misteriose proprietà curative. Molti pellegrini andavano a Santiago perché convinti che toccando le reliquie di San Giacomo sarebbero guariti. Come ti chiami? Mi chiamo Bertrand. Vuoi del formaggio? Sì, grazie. L'ho comprato sui Pirenei. Sui Pirenei? Sì, l'ho comprato lì. Di dove sei? Ora vivo a Biarritz. E dove hai iniziato il cammino? Sono partito da casa mia. Da casa tua? Sì. Ho chiuso la porta, messo le chiavi sotto un vaso di fiori e sono partito. E speri che nessuno le trovi mentre sei via. Sì, potrebbero occuparmi la casa, ma se fosse un pellegrino sono certo che lo apprezzerebbe. Quante volte hai percorso il cammino? Questa è la quarta volta. Quattro volte? Accidenti, deve piacerti davvero. È come una droga. Sì, e perché lo hai fatto quattro volte? Qual è il motivo che ti fa tornare ogni volta? Semplice. La prima volta l'ho fatto con mio fratello. Poi, quando sono tornato a casa, mio figlio ha visto le foto e ha detto: voglio che ci porti anche me. Così ho rifatto il cammino. Quella con mio figlio è stata un'esperienza davvero molto piacevole. Bello, davvero bello. Incredibile. E poi, quando siamo tornati a casa, anche mia figlia ha visto le foto. La terza. Anche lei ha visto le foto? Sì, e come lui ho portato anche lei sul cammino. E hai dovuto rifarlo? Beh, grazie del tuo tempo e dell'interessante conversazione. Posso avere dell'altro formaggio? Prendi questo. Grazie. Hai un coltello? Te lo restituisco. Posso procurarti anche del pane, ne vuoi? Oh, sarebbe davvero gentile, grazie mille. Ti insegno a mangiarlo col vino. Vino e formaggio sono eccellenti qui. Oh, bene. Come si chiama quel paese? Torres del Rio, sì. Una bella sosta. C'è una chiesa templare proprio qui, molto affascinante. È stato bello conoscerti. Ho del vino nello zaino, te lo prendo. Bene, grazie. Alla salute. Dopo l'improvvisato festino a base di vino e formaggio, in 10 minuti raggiungo questa chiesa stranamente silenziosa, un faro dei Templari. Ho appena disceso la collina dove ho incontrato Beltrán e mi trovo a Torres del Rio, davanti alla chiesa medievale del Santo Sepolcro, che era un vero faro per i pellegrini che si erano persi tra le colline. Vedendola potevano scendere in città e orientarsi. Ma sono qui da mezz'ora e non ho ancora incontrato nessuno. C'è un gran silenzio. Mi piace. Non vedo abitanti a cui chiedere indicazioni, quindi decido di riprendere il cammino e dirigermi al prossimo villaggio. Ma ricordate di riempire la borraccia, visto che la prossima parte di strada fino a Logroño attraversa campagne poco ombreggiate. Pochi chilometri lungo il percorso e ci imbattiamo in lunghi e perfettamente curati filari d'uva. E la cosa ci ricorda che stiamo per entrare in una delle più famose regioni vinicole, la Rioja. Sono a Bianna. E lungo il cammino ho visto molti posti incantevoli e anche se questo paese è un po' più grande di quelli incontrati, è bellissimo, con un'architettura mozzafiato.
Il culto di San Giacomo, detto Matamoros, uccisore di Mori, è particolarmente vivo qui per il fatto che intorno all'800 d.C. la Spagna fu invasa dai musulmani che minacciavano di arrivare in Francia e nel resto d'Europa e c'era la credenza che portando le reliquie dei santi in battaglia l'esercito sarebbe stato invincibile. Anche i musulmani portavano reliquie di Maometto, quindi quando i cristiani trovarono quelle di San Giacomo, che pare fossero quasi intatte, portarono praticamente tutta la tomba in battaglia. Ecco perché esistono molte raffigurazioni di San Giacomo a cavallo che brandisce la spada contro i Mori, anche se in effetti era un discepolo di Gesù, un pescatore, morto già da 700 anni. Ma dobbiamo essere grati a San Giacomo, perché se non fosse stato per lui, oggi parleremmo arabo. Vianna mi ha dato molto da scrivere sul mio diario. È un paese vivace il cui centro è praticamente identico a quello che attraversavano i pellegrini del XV secolo ed è conosciuto nella zona per le conserve e le salsicce, che vorrei assaggiare a pranzo. Il tutto annaffiato da un certo vino e non sarà difficile indovinarne il nome. Anche qui c'è un bell'indizio. Una delle cose più belle per chi viaggia a piedi è che puoi attraversare un intero stato, ma la seconda è senza dubbio passare i confini tra una regione e l'altra, specialmente quando è un fiume, come l'Ebro, che mi porta a Logroño e all'ostello dove passerò la notte. Un timbro sul passaporto del pellegrino, lascio lo zaino e vado ad esplorare la città. Il cammino per oggi è finito ed è stato faticoso. Ora sono nella piazza di Logroño, all'esterno di un'altra bellissima cattedrale. Logroño è la capitale della Rioja, una regione famosa per gli ottimi vini e il buon cibo. Mi siederò qui ad ascoltare un po' di musica e bere un bicchiere di vino. Trovo un tavolo sulla piazza e mi godo l'abilità dei marmisti che hanno intagliato l'edificio originale del 1520. Le due torri furono aggiunte 200 anni dopo, nel 700. Più tardi, a sera, un signore con un costume che lo fa sembrare una drag queen rinascimentale mi invita a una rappresentazione storica che mi lascia confuso ma divertito. Chi riesce a capire la storia di certo gradisce, a giudicare dagli applausi, anche se qualcuno tra il pubblico non partecipa come ci si aspettava. Fallo venire qui, lo aiuto io. Questi sono per voi. Oh, un applauso per lui. Ah, che bravo. La vecchia regola del teatro, secondo cui non si deve mai lavorare con bambini e animali, si conferma corretta, ma aggiunge un po' di allegria alla serata. Il tratto di oggi del cammino mi porterà da Logroño a Nájera, che è a 29 chilometri. Quindi la mia unica opzione è partire la mattina presto, visto che Logroño è una vibrante città universitaria con una vivace vita notturna all'interno dei suoi moltissimi bar, ristoranti e negozi aperti fino a tardi e dove si può comprare il pane caldo per la colazione direttamente dal fornaio. La mia guida dice che c'è un bel posto nelle vicinanze dove riempire la borraccia, la finemente decorata Fuente de los Pellegrinos, la fonte dei pellegrini. Una fontana ricoperta da motivi giacobini e si trova proprio di fronte alla magnifica chiesa cinquecentesca di Santiago el Real, la cui statua di San Giacomo è posizionata al di sopra della porta principale e pare che tenga lontani i piccioni. L'interno della chiesa è davvero sorprendente. Tra statue intagliate e ricoperte di foglia d'oro e i simboli della conchiglia, dei templari e di San Giacomo. Sto lasciando Logroño dalla parte delle antiche mura, per quella che nel Medioevo era l'unica via per i pellegrini. Sono le 7 del mattino ed è un incanto, ma quanto pagherei per un buon caffè. Camminando per 4 chilometri nei dintorni di Logroño, arriviamo lungo le pacifiche rive del lago Grajera. Questo tranquillo bacino brulica di trote che sembrano abboccare non appena i pescatori lanciano l'amo in acqua. Sono Barbara. Ciao Barbara. Ciao. Chris, piacere.
Cosa ti ha spinto a fare il cammino di Santiago, per cominciare? Credo che ci sia più di un motivo. Ho degli amici che lo avevano già fatto. E vengo da un anno molto difficile. Molto triste. Ho un sacco di cose da digerire. Come la fine di una relazione. E vorrei ritrovare un po' me stessa. Mi sentivo un po' persa e ho creduto che questo fosse un buon modo per chiarirmi le idee e ritrovarmi. Cerchi te stessa lungo i sentieri di campagna? Sì, e cerco anche di lasciarmi qualcosa dietro e camminare è un buon modo per farlo. Ti dà modo di riflettere, sì. Sì, fai un tragitto e ti lasci dietro qualcosa. Ti fa bene. E a volte è anche molto toccante. Sì. Credo che aiuti molto nella vita. Sì, è così. Le persone vanno e vengono. Un giorno sei felice, il giorno dopo sei disperato. Credo che per me sia stato come trovare una famiglia sul cammino. Le persone che si incontrano lungo la via ti coinvolgono e si crea un rapporto. Oh sì. Sì, credo che sia come un microcosmo. Sì. Più cammini, più incontri persone lungo la strada. Sì. E ne arrivano di nuove. Altri se ne vanno. Sì. Per notti nei rifugi? Sì. Sì. E come l'hai trovato all'inizio? A me è pesato un po' alzarmi alle 6 del mattino. Ci sono abituata. Sì? Non mi pesa. Credo che camminare la mattina sia più bello, non fa troppo caldo. Sì. E poi si può fare un riposino. Esatto, se cammini il pomeriggio fa troppo caldo. Se parti la mattina presto, invece, anche il fisico risponde meglio. Sì. E a luna hai già percorso una bella distanza. Sì. Ci sono un sacco di esperti del cammino. È vero. Ho incontrato persone che lo hanno fatto spesso, anche 3, 4, 5 volte, e continuano a tornarci. Sì, sì. Credo che sia una cosa che riguardi il loro punto di vista, la loro filosofia. Ma io volevo solo cercare me stessa da sola. Sì. Perché starò qui solo 2 settimane. C'è chi dice che bisogna farlo per almeno 5 settimane. Restarci più a lungo. Ora capisco che sarebbe meglio restare di più, che stai più tempo con te stesso, capisci più cose di te e riesci a staccarti meglio dalla quotidianità. Credo che tu abbia ragione, ma non fa tutta questa differenza se sono 2 o 5 settimane. Credo che la cosa fondamentale sia l'atteggiamento. Esatto. Il modo in cui ti poni, quello che senti. Sì, sì, esatto. Ed è così bello che ti cambia naturalmente. Sì. È vero? Inoltre credo che una volta tornata a casa mi resterà dentro per molto tempo. La sensazione non si fermerà solo perché ho smesso di camminare. È anche la prima volta che viaggio da sola e questo riflette il mio bisogno di solitudine in questo momento. Sì. Ed è bello. Ti senti forte? Oh sì. Bene, sono contento. Allora, grazie mille per il tuo tempo. È stato bello parlare con te. Prego. Allora, auguri per tutto. Buon cammino. Buon cammino a te. Sulla ripida salita dell'Alto de Grajera, che costeggia una rumorosa autostrada, ma ha una bella vista sul laghetto delle Trote, noto, oltre una recinzione, decine di migliaia di croci fatte di legno e ramoscelli lasciate dai pellegrini per tutta la sua lunghezza. Ho raggiunto la mia prima tappa del mattino, l'antica cittadina di Navarrete. È qui che pare si sia svolta la battaglia medievale tra Rolando e Ferragut, storia molto simile a quella di Davide e Golia della Bibbia. Durante una battaglia tra Mori e Cristiani, venne deciso di far sfidare 20 campioni di ogni parte in singolar tenzone. E quando a Rolando toccò di sfidare Ferragut, un gigante di 7 metri, invece di combattere, i due decidono di far pace e ubriacarsi. Ma mentre bevevano, al gigante scappò di bocca che il suo tallone d'Achille era l'ombelico.
Quindi, naturalmente, la mattina seguente, quando si ritrovarono a combattere, Rolando piantò lì la sua lancia e lo sconfisse. Come al solito, mi trovo all'esterno di una bellissima chiesa e ora entro a dare un'occhiata. La città di Navarette è tenuta magnificamente e conserva ancora edifici e stradine originali del XVI secolo. La chiesa dell'Assunzione è simile a molte altre incontrate lungo il cammino, sontuosamente decorata con intarsi e sculture. Una delle gioie del cammino è che non sai mai quando incontrerai gli amici. Potrebbero passare giorni o settimane. È bello rivederti. Come va? O come per Barbara, conosciuta al lago. Viste le croci sulla strada? Le campane della chiesa mi ricordano che non c'è tempo da perdere. Sono solo a metà del percorso di oggi e mancano ancora 16 chilometri per raggiungere Nájera. Subito fuori Navarette, passo accanto a un cimitero dall'imponente porta del XIII secolo, trasportata qui da un antico ostello di pellegrini. Poi, davanti a me, si apre la bellezza di una campagna sconfinata. La cosa buffa è che cammino da una settimana. Ed è come essere qui da sempre, come se il tempo perdesse significato. È magnifico. Sto seguendo il sentiero che da Navarette arriva a Nájera. Sarà l'una, l'una e trenta. E il sole picchia. Fa molto caldo. E mentre cammino mi rendo conto che il fatto che i rifugi ti caccino via molto presto la mattina è una cosa positiva, perché ti consente di fare più strada prima che faccia troppo caldo. E ovviamente bevo acqua, non vino. È dura camminare sotto il sole in pieno giorno. Figuriamoci lavorare nelle vigne. E questi bizzarri rifugi di pietra hanno senz'altro ospitato più di una siesta nel corso dei secoli. Questo è il più grande mucchio di letame che abbia mai visto. Sei immerso in un suggestivo paesaggio rurale e all'improvviso vedi queste montagne di escrementi. Oh! Che puzza! Sembra che ci sia un rovescio alla bellezza di lavorare nelle vigne. Le viti vanno concimate. Vi assicuro che non è una scenografia. Non ho idea del perché queste poltrone siano qui, in mezzo al nulla. È alquanto bizzarro. Sono qui da circa una settimana e ho l'impressione di esserci sempre stato. L'altra cosa che mi sorprende molto è la quantità di persone di diverse nazionalità che si incontra lungo il cammino. C'è gente dall'America, dalla Germania, dall'Australia. E poi ripenso anche alle motivazioni che spingono le persone ad intraprendere il cammino. Ho parlato con molta gente lungo la via e ho fatto loro questa domanda. E le ragioni sono davvero diverse. Qualcuno è appena uscito da una relazione e ha bisogno di ripensare. Qualcun altro attraversa una crisi di mezza età o non sa cosa fare con il lavoro. Altri invece lo fanno solo per divertimento, perché amano viaggiare a piedi. Eh sì, mi ha davvero colpito. Comunque, sembra di essere in un salotto. Manca solo un tavolino che si intoni alle poltrone. Fino a Nájera è una piacevole passeggiata di 6 chilometri discendendo la collina lungo il suo fiume, ovviamente chiamato Najerilla, e ancora una volta entro in una città ricca di storia e leggende medievali. Nájera è stata la capitale della regione della Navarra tra l'XI e il XII secolo e il suo monastero ospita le tombe di molti re, regine e nobili. Sono a Nájera e quella dietro di me è una chiesa costruita sul fianco di questa collina e naturalmente ha una bella storia.
La leggenda narra che un giorno un re stava cacciando da queste parti col suo falco, che volò in una grotta seguendo una pernice. Il re naturalmente voleva la pernice, ma quando entrò nella grotta vide una statua della Vergine Maria con una bellissima corona di gioielli sul capo. All'epoca era frequente trovare queste immagini sacre nascoste nelle caverne, perché quando gli eserciti nemici passavano di qua, saccheggiavano tutta la città e le chiese e nascondevano il bottino nelle caverne, per poi tornare a prenderlo in un secondo momento. Molti soldati non facevano più ritorno, quindi i tesori restavano lì in attesa di re e falchi che li trovassero. In poche parole, quando il re entrò nella grotta, il falco e la pernice stavano pacificamente davanti alla Vergine, cosa che spinse il re a erigere una chiesa sul punto preciso in cui la statua si trovava. E infatti la chiesa è ancora qui, ai giorni nostri. Ma c'è anche un'altra parte della storia legata all'Inghilterra. Durante il XVIII secolo, la corona della statua della Vergine venne trafugata e le sue gemme spartite. La più grande, nota come il rubino del principe nero, finì sulla corona imperiale britannica. Bene, andiamo. La mattina dopo lascio Nakhera e vedo sulla mia mappa che il percorso del giorno si sviluppa lungo sentieri di campagna e che la prima città si trova a 20 km di distanza. È Santo Domingo de la Calzada e lì mi attende una strana leggenda del cammino su cui devo indagare. Pensavamo di raccontarvela all'interno della cattedrale, ma siamo stati fisicamente cacciati perché dentro è proibito filmare. Quindi lo faremo da qui fuori. Questa è la cattedrale di Santo Domingo de la Calzada e la sua peculiarità sta nel fatto di ospitare al suo interno due residenti non troppo ortodossi. Trattasi di due galline. Questi pennuti sono i diretti discendenti di un gallo miracoloso che, secondo la leggenda, fu riportato in vita per riparare a un torto. La storia racconta che la dissoluta figlia di un oste del luogo avesse tentato di sedurre il figlio di una coppia di tedeschi lungo la via per Santiago. Ma il più giovane non era interessato e la ragazza, sentitasi rifiutata, nascose un medaglione d'oro nella sua tunica per incastrarlo. A quei tempi per i ladri era prevista la pena di morte e il povero giovane venne impiccato a un albero. I suoi genitori, che naturalmente non volevano guastarsi la vacanza, proseguirono per Santiago. Insomma, qualche settimana dopo, al loro ritorno, decisero di tornare a quell'albergo e con loro immenso stupore trovarono il ragazzo ancora vivo. Non potevano credere ai loro occhi, così corsero dal magistrato per dirgli che miracolosamente il figlio era ancora vivo. Purtroppo questi non fu felice di essere interrotto durante il pranzo e alzatosi disse: «Vostro figlio è vivo come il pollo che c'è nel mio piatto». E a quelle parole il pollo tornò in vita e cantò «Chicchirichì!». Quindi il ragazzo venne liberato e proseguì il suo cammino per Santiago. Meditate, gente. È davvero una storia interessante e mentre lascio Santo Domingo noto che il pollo non compare nel menù di nessun ristorante. Mi trovo in questo bizzarro piccolo rifugio di un paesino chiamato Gragnon e che ci crediate o no, mi trovo nella torre del campanile, perché questo ostello è una chiesa. Guardate! È incredibile! Si gode una splendida vista dei campi di Gran Turco lungo i quali ho camminato oggi da Santo Domingo. E circa 5 minuti fa stavo sistemando il mio sacco a pelo a terra, perché dormiremo in questo solaio, e ho sentito della musica in sottofondo. Così sono uscito dalla porta e mi sono trovato nel pieno di una messa. Quindi sono proprio in una chiesa. È la notte della vigilia della festa di San Giovanni e sono stati allestiti molti tavoli nel cortile. E c'è un sacco di gente euforica e musica, e dato che ho fame, mi tuffo nella mischia. Andando in giro, sembra che le previsioni sulla festa fossero esagerate. E Glastonbury e Ibiza hanno poco da temere, soprattutto per i miei balletti.
ma se la stravagante discoteca all'aperto è tutt'altro che piena, va apprezzato l'entusiasmo degli abitanti, che offrono ottime prove e contribuiscono ad animare la festa del DJ Crazy Camino, con luci e giochi di fumo che farebbero impallidire un concerto degli O2. Stare in un ostello offre l'ulteriore attrattiva di condividere ogni sera il pasto del pellegrino con i compagni di viaggio. Un momento ideale per ritrovare i vecchi amici e conoscerne di nuovi. I pasti sono sempre composti da tre portate: zuppa, carne, pesce o pasta, seguiti da frutta o dolce e litri di vino rosso, il tutto per una piccola offerta. E per iniziare, una benedizione, che oggi stranamente è un rap. Puffy Daddy, mangiati il fegato. C'è un nuovo pellegrino in città. La cena è stata molto divertente e mi spinge a una decisione impulsiva di cui mi pento troppo tardi. A ripensarci, sembrava così semplice. Ignorare il caldo letto nel dormitorio e scalare la cupa torre senza corrimano nel pieno della notte. E sotto le stelle, stendere il sacco a pelo sulle fredde pietre del campanile, proprio sotto uno stormo di piccioni incontinenti. Che bello! Sto risalendo il sentiero che parte dall'incantevole paesino di Gragnon. E se guardate lì, vedrete la torre del campanile dove ho dormito la scorsa notte. E stamattina mi sono svegliato ricoperto di escrementi di piccione. Comunque, sto per attraversare il mio secondo confine interno. Passerò dalla Rioja a Castilla e León. La metà del cammino verrà dedicata a raggiungere Burgos, León e Palencia, perché siamo nella regione più grande della Spagna, ma con una popolazione davvero scarsa. Quindi vedremo molta campagna e pochissima gente. Devo cercare di percorrere almeno 10 chilometri oggi, sperando di superare quelle montagne laggiù. Ma inizio a sentirmi sentimentale. Lungo la strada c'è Belorado, una città fondata dagli antichi romani. È un bel posto, ma l'atmosfera è malinconica perché molte tradizionali botteghe di articoli in cuoio hanno chiuso per la crisi industriale. Arriviamo quasi subito a Tosantos, il cui ostello si trova proprio sotto il peculiare eremo di Nostra Signora delle Rocce, che è stato scavato direttamente nella montagna. Non mi stupisce invece di trovare qui Sassi, il cagnolino, che fa la guardia all'entrata dell'ostello. Buono, ciao! Bene, mi fermerò qui 10 minuti per ripararmi. Il tempo sembra infatti peggiorare. È tutto grigio e nuvoloso. Mi fa molto freddo. A questo punto devo dire che se si vuole percorrere lunghe distanze a piedi, è importante controllare sempre di aver preso tutto prima di partire. E infatti io ho dimenticato la giacca a vento. Fa freddo, piove e ho solo la felpa. Ups! Senza giacca a vento, seguo il sentiero che mi porta in un sonnecchiante paesino rurale e, arrivato all'abbeveratoio, noto con sorpresa che brulica di pesci rossi e carpe. Come ci siano finiti non lo saprò mai, rimarrà un mistero. Ma un attimo, chi ci ha messo quel piranha?
Come ti chiami? Antalya. Ho conosciuto Antalya, che viene dal nord Italia, la sera prima nella super discoteca di Gragnon. Ma saggiamente ha rotto col suo compagno di ballo e ora cammina da sola. Appena entriamo a San Juan de Ortega, ripenso alla giacca a vento dimenticata. Forse qualcosa di caldo e dei churros scioglieranno l'atmosfera? Ottimo tempismo! E comincia a piovere e... c'è un bar proprio qui. Ti offro un caffè? San Juan de Ortega. Ortega significa ortica in spagnolo ed è una delle classiche soste del cammino. Sorse nel XII secolo in un punto molto selvaggio e isolato appositamente per dare conforto ai pellegrini e far loro una bella sorpresa. Ancora oggi accoglie i pellegrini che vogliono ripararsi dagli improvvisi rovesci. San Giovanni, da cui il villaggio prende il nome, era un discepolo di Santo Domingo, cioè San Domenico. Costruì la chiesa e fondò il monastero per ringraziare di aver avuto salva la vita dopo che la nave su cui tornava dal pellegrinaggio a Gerusalemme si arenò dopo una forte tempesta e quasi affondò. San Juan è il santo protettore della fertilità e, da quanto racconta la leggenda, alcuni secoli dopo la sua morte, la sua tomba venne aperta e ne volò fuori uno sciame d'api bianche, identificate con le anime di bambini non nati portati da frotte di donne sterili che assediano la cappella. La spesa di un caffè e di una focaccia calda non compensa ancora l'assenza di una giacca impermeabile, ma almeno il tempo sembra migliorare. E questa è una bella notizia, visto che mancano 6 chilometri di marcia all'antico e rinomato punto d'incontro di Atapuerca. Basta seguire i nostri amici preistorici attraverso il più sbalorditivo sentiero di campagna. Puoi dirmi qualcosa su dove ci troviamo e cosa hanno rinvenuto in questi scavi? Ci troviamo nella Sierra di Atapuerca, che si estende tutto qui intorno. La magnifica ora di archeologia tenuta dalla responsabile degli scavi è stata chiara e istruttiva, e ora mi sento qualificato per un diploma ad honorem in vita preistorica. Per mancanza di tempo vi fornirò la versione più breve. Nel XIX secolo vennero scoperti nelle caverne del posto dei resti umani meravigliosamente conservati, risalenti a 800.000 anni fa, cosa che poi consentì al sito di Atapuerca di entrare a far parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e confermare l'origine comune del genere umano. Gli scavi sono un progetto in svolgimento e ogni giorno vengono fatti nuovi ritrovamenti e nuove scoperte. Può parlarmi un po' del sito e dei lavori di scavo che state effettuando? Questo è il più importante scavo archeologico e paleontologico d'Europa. Di tutta l'Europa? Sì. E come è stato scoperto originariamente questo sito? La sua scoperta si deve a un colpo di fortuna. Mentre veniva scavata la ferrovia attraverso la collina, un appassionato di archeologia notò queste ossa preistoriche e Atapuerca trovò il suo posto nella storia. Ci lasciamo dietro Atapuerca. Dobbiamo risalire una ripida collina fino a Cruserio. Un ampio altopiano dominato da un'enorme croce, circondata da pietre portate dai pellegrini lungo la salita alla collina. Non ho ancora parlato dei ciclisti che si incontrano sul cammino. Sono gruppi molto particolari che tendono a starsene per lo più tra di loro. E mentre chi va a piedi, a cavallo e perfino con l'asino tende a far gruppo, i ciclisti restano freddi e distaccati e li vedi solo sfrecciare a 50 km orari su stretti sentieri, costringendoti a buttarti in un fosso. È sconveniente per la confraternita dei ciclisti munirsi di campanelli, quindi non c'è avvertimento da parte degli aggressori su due ruote. La cosa positiva è che neanche ai proprietari dei rifugi i ciclisti sono molto simpatici e preferiscono dare i loro letti a chi va a piedi. Comunque, buon cammino e buona pedalata.
Sto percorrendo la N120 e accidenti. È come un brusco risveglio. È davvero un forte contrasto in confronto alla bellezza della campagna che ho attraversato prima. Da qui sono circa 9 km di grigia e insalubre zona industriale, quindi in molti preferiscono prendere un autobus invece che camminare attraverso quello che potrebbe definirsi l'equivalente di un distretto industriale del nord Europa. Ma se farla o no, dipende solo da voi. Entro a Burgos attraverso la porta di Santa Maria e dietro di me abbiamo 6 delle maggiori celebrità dell'epoca. Le prime 3, a meno che non abbiate 600 anni, non potete conoscerle, quindi non le menzionerò, ma ci sono anche Carlo I, che regnava al tempo, Diego Rodriguez, fondatore della città di Burgos, e naturalmente il grande eroe, El Cid, che non somiglia affatto a Charlton Heston. Sembra che l'architetto che progettò la cattedrale di Burgos debba aver ricevuto una confezione di Lego gotici e fosse determinato a usarli fino all'ultimo pezzo. L'architetto doveva essere esausto quanto questo pellegrino di bronzo, a testimonianza della cui immane impresa ci sono i calli e le vesciche sui piedi. È impossibile trovare un punto di vista privilegiato sulla cattedrale di Burgos. È infatti così grande e imponente che da nessun punto è possibile cogliere tutte le intricate spirali scolpite e le statue. E la stessa cattedrale è circondata da stradine medievali. Non mi stupisco che il sito sia stato dichiarato patrimonio dell'umanità. La cattedrale fu commissionata nel XIII secolo da Fernando III. E completata in 22 anni. Ecco perché l'architetto era esausto. L'interno vanta la stessa magnificenza dell'esterno e ogni centimetro è ricoperto da finissimi marmi, vetri colorati, rilievi, statue e su tutte le pareti sono presenti raffigurazioni religiose realizzate da famosi artisti. Una visita alla cattedrale è obbligatoria e un suggerimento per i pellegrini è di servirsi degli armadietti per i bagagli situati alla biglietteria in cui si può lasciare lo zaino. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde. Siamo arrivati a Burgos durante le imponenti celebrazioni dei santi Pietro e Paolo, che riempiono le strade di musica e rappresentazioni e fanno sentire tutti un po' primattori. Glielo dico che i provini per X Factor sono finiti. A encontrar, hoy he vuelto a retar en la casa de Carmela. Me he comido una gacela, después me puse a llorar. Sí. Molto bene. La festa è molto attesa tra gli abitanti di Burgos. La festa di San Pietro e Paolo cade il 29 giugno. Ma le celebrazioni e le feste durano per oltre una settimana, tra concerti di strumenti tradizionali e diverse esibizioni folcloristiche, come la sfilata di questi pupazzoni, un torneo internazionale di fuochi pirotecnici e tutto il distretto di Burgos viene coinvolto in un'enorme gara per decretare le migliori tapas della città. Non dimenticherò mai l'esperienza provata oggi attraversando le strade di Burgos. A ogni angolo si offre ai miei occhi uno spettacolo artistico. Rappresentazioni storiche con enormi figure di cartapesta, singolari bande, gruppi di ballo, cantanti, musicisti e cantastorie. Non serve una guida o un calendario degli eventi, basta seguire i suoni, il caso e gli applausi. Io amo la musica quanto amo camminare e chiedo ad alcuni musicisti che si esibivano durante la festa di indicarmi un locale in cui trovare musica dal vivo. Quello che posso dire è che sono rimasto colpito da quanto sia stato difficile da trovare il bar Parillas e avrei voluto avere lì la mia chitarra.
Cosa sono tutte quelle foto sul muro? Può mostrarmi le sue fotografie? Il bar è famoso per la musica e le fotografie. Negli anni, ogni centimetro del locale è stato ricoperto da fotografie e fototessera. E anche il proprietario è stato catturato in ritratti, da solo o con la sua famiglia. Quest'uomo era il barista. Salve, signore. Salve. È uno dei migliori bar in cui sia stato. È il bar più antico di Burgos. Sì, stavo chiacchierando con questo tipo che stava raccontando. Non riesco a capacitarmi della concentrazione di talento nel locale, ma dopo aver parlato col padrone, scopro che tutti i musicisti più famosi di Spagna hanno suonato qui. Le pareti sono coperte di strumenti musicali e ogni sera i migliori cantanti e chitarristi di Burgos vengono a fare almeno un pezzo prima di tornare a casa. Qui si beve soprattutto vino e birra. Lo so, ecco perché da quando sono in Spagna non faccio che dire vino tinto, por favor, e va tutto bene. Pueblo mío que está en la colina, tendido como un viejo que se muere, las penas y el abandono son mi triste. Una volta rapito dalla musica, comincio a ripensare con nostalgia alle due ultime settimane e ricordo tutte le cose belle che mi sono capitate. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà de mi vita? Che sarà? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, pues será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en las noches mi guitarra dulcemente sonará. Y será, pues será lo que será. Devo calarmi i pantaloni per avere una birra? Grazie. Ho lasciato il bar verso mezzanotte e mi ha sorpreso trovare le strade più affollate che di giorno. Ma gli spagnoli non dormono mai? Siamo alla fine della mia seconda settimana sul cammino di Santiago! Oh! Oh! Che succede? Dopo lo scenario mozzafiato dei Pirenei e l'adrenalina della corsa dei tori, questa seconda settimana, che ci crediate o no, è stata molto più rilassante. Ho avuto l'opportunità di immergermi in una natura fantastica, in paesaggi incontaminati e di assaggiare tutti i cibi che la Spagna del Nord offre. Ma, come ho già detto, non sono qui solo per camminare, ma anche per conoscere la gente. E sono stato piacevolmente sorpreso degli incontri fatti. Sono stato a così tante cene e feste. E fiestas! Con gli amici incontrati lungo il cammino. Oh! In piedi! E quando parlo di compagni di viaggio, non mi riferisco solo a... Giù di nuovo! Non penso solo a persone della mia età. C'è gente dai 18 agli 80 anni. E ora? Dobbiamo vogare.
Cosa stavo dicendo? Le persone si amalgamano bene, davvero. Ora si alzano le mani. Comunque, non parlerò ancora molto, mi sto divertendo troppo. È davvero pazzesco. Ovunque sia stato finora, ho trovato una fiesta, un party o qualcosa del genere. Non saprei dire se gli spagnoli sono completamente matti o se semplicemente amano divertirsi. Questa banda di tamburi è fortissima. Adoro il modo in cui hanno trasformato le percussioni tradizionali in qualcosa di veramente futuristico. La prossima settimana partirò da Burgos, attraverserò la meseta, che è un incredibile territorio desolato dove vivono più asini che persone. Ma per ora mi godrò i fuochi pirotecnici e berrò un po' di vino con i miei nuovi amici.